Buongiorno, oggi l'abbiamo portata nella nostra comfort zone. Così è meglio. Dici, eh? Beh, comunque lei di prima mattina inizia così con un bel ferro di cavallo, un cornettino semplice e cappuccino con cacao. Si sente sfortunato. Abbiamo Ma che appena malattia c'hai tu? fatto un video. Vieni a casa. E praticamente Claudio è venuto per farci la foto di No, perché per anteprima. fare il video abbiamo spostato il tavolo, il divano, le sedie e tutto. Poi per rimettere a posto, Claudio fa: che problema c'è? Vi aiuto io? Boh, spostare il divano, sbraca una gaffata Raga, in hanno tavolo. buttato giù anche il muro stamattina. Poi bisogna rialzare il muro dalla camera. Quindi vi prego di mettere tanti like, supportarci, scaricare qualsiasi cosa che vi dice la pubblicità su YouTube. Comunque, trovarvi sotto al tavolo, questa scena E in potrebbe. tutto ciò, se volete, Silvia vi viene a piegare la roba. Nel frattempo Silvia fa: vuoi che ti piego i panni? Ma perché? Ma sono troppi di là! Dillo, Sì, ma dillo! te li vado a piegare? Vuoi? Ma pochi, un pochini! Ma me li piego da sola! Ma quanto ci metti? Insieme facciamo meglio, più presto! 20 Ma stai minuti! fuori? E beh, con me 10 però! No, io ci vedo Dopo la goccia genitoriale c'è la goccia di panni. Comunque è quasi una scena osè trovarvi sotto al tavolo Vabbè, alla fine insieme. quanto tempo? Ne manca uno qua. Due ne Comunque lei lo sai perché sta là? Non va aiuta a Claudio perché deve vedere il lavoro che fa Claudio. Siccome Claudio non è capace, lei lo deve fare come dice lei, vero Betta? E mi ha spanato le viti. Mi fanno rimontata, la gamba stava così. Comunque da sdraiata c'è un non so che di perfezione, eh? Però Quindi vai, comunque non è quello rimettiti che stavo. sdraiata. Sdraiata sei. Comunque purtroppo non ho ripreso Silvia appena si è sciolta i capelli, pure quello era da riprendere. Ragazzi, cioè afro ero diventata. Ma ce li avevo i capelli così. Poi che non so che fine hanno fatto. Tiene, beh? Che Sì, dici? contiene. Montiene. Anche perché Valerio mangia tanto, deve Perché io stavo a tanto. lavoro. Invece, scusa, volevi a aiutare a fare i lavori, Sara e Marco? Mo' aiuta Betta, dopo che l'hai distrutta. Ho fatto un quarto d'ora di strada, dopo là. Ragazzi, oggi finalmente Silvia proverà anche la mitica bettola di Betta. Buon Buona. pranzo, sarà tutto anche Eh sì, zotti. abbiamo rotto il tavolo prima, l'ho visto. Ah, è vero, c'è ragione. Io niente, devo mangiare, ragazzi, ho poche calorie da stamattina. Buon pranzo. Ragazzi, allora siamo venuti a prenotare il battesimo. Sei pronta? Ce la possiamo fare? Ormai penso che sia anche ora, no? E in tutto ciò un animale che spero gli si fulminano le mani. Cioè, ha appena sfregiato la macchina, Claudio, infatti è nero. Perché te la meriti, Lenara? Ma guardate, meno male che è un punto che non è prendibile, se no mi avrebbe detto hai fatto un incidente e non mi dice niente. Invece è un punto che è stato fatto proprio a sfregio. Beh, ma è di traverso. È di traverso, sì, dietro al bagagliaio. Claudio è nero, ma tanto sono sicura che chi ha fatto ciò ne pagherà perché il karma gira. Sì, ma una lascia dire a lei. Quindi il tema autunnale va bene, Sì, io Claudio? sono sempre nero quando Senti, beh. Sei contenta che ce l'abbiamo fatta? Mamma mia, e adesso tranquilla, parte l'arrabattarsi di Un tutto. mese esatto, anzi no, 30 giorni Oh, e tra l'altro Invece lo possiamo adesso devi pure spoilerare. pagare, Che devo pagare? l'anticipo, io il preventivo. devo pagare che mi devo aggiustare la macchina, perché non la posso vedere così. Senti, sta buono che Lorenzo ha trovato un pezzo della macchina che è spostato, della scocca. Sì, e mi fa: che cosa è successo? Che ne so, ma tu non guardi niente, che hai fatto Sì, senti? è vero, non guardare niente. Io con la mia Yaris sono andata in giro senza targa, io non mi sono accorta che era cascata. Ho capito, ma alle macchine nuove bisogna prestare attenzione. Sì, ho capito, ma tu vai a guardare la scocca No, sotto di ragazzi, dove metti le ginocchia. Quella macchina, quando la guardi, devi pensare a quanti mila euro stanno camminando insieme a te. Lui a questo non lo pensava. No, no, io accendo e vedo che funziona. No, poi brava, io pure io accendo accendo e vedo come che i bambini funziona. mettono la pila Allora, nel sai che giocattolo e il faccio? giocattolo Sai che funziona. faccio? Adesso io prenderò il bonifico che avete fatto dove avete comprato la macchina e lo attacco sul vetro, così ogni volta che ti siedi leggi quanto l'hai pagata. Va bene, così potrebbe funzionare. Vabbè, e comunque me la so cavata dicendo: ma la scocca qui sotto sicuramente è quando ci hanno rotto il vetro della macchina, avranno provato a rubarla, a metterla in moto. Lui Ecco, non credo ci abbia e in creduto, tutti e questi adesso l'ha no, dichiarato in un video. è andata peggio perché mi ha detto: in beh, sono passati 3 mesi, in 3 mesi non l'hai mai guardata? Mamma mia. No!
Allora, siamo svuotati, vero? Siamo leggeri. Leggeri, leggerissimi. Io ancora no, cioè, però... Vabbè, non bisogna specificare. Comunque, guardate che carino. Speriamo che fa una giornata come questa, vero? No? Oggi la mia allora. Lady... Fulmine e tempeste. La mia diteglielo, che è una strozza. Praticamente io, essendo scorpione, darei la mia vita per lei, però non lo posso dimostrare. Però mi dice se... Come ti sei vestita? Ma che stai a dire? Ma che stai a fare? Mamma mia. Così, sì, tempo. Sì. Mo vi faccio vedere invece Wolverine che è passato sulla nostra macchina. No, non mi fate vedere niente, io sono nero. Sei nero? Volete aprire un... No. Volete aprire un crowdfunding per riparare la macchina di Claudio? Così? Per favore, No, se qualcuno ma è carrozziere... Ma due sono, non è uno. Mi fate un prezzo di... non sottolinearlo che su ma due. Poi sono pure profondi, non è che tu dici un graffietto, ma fatto... Cazzato, beh, sì, è una merda quello che l'ha fatto. Ma eccoli qua, ragazzi. Quindi, se c'è un carrozziere che ci può fare un prezzo di favore, eccoli qua i graffietti. Eccoci qua, ragazzi. Siamo venuti al parco. Allorina sta bevendo l'acqua. Che bello che Roma ha tutti i fontanoni, i nasoni con l'acqua potabile degli acquedotti di Roma, quindi è fantastico. E siamo al parco, stiamo aspettando un amichetto di Aurora, Alessio. E niente, ma andiamo alle giostrine. Mi sono scordato di dire che abbiamo avuto Filippo. Mi sono scordato, raga, il drone a casa, perché sarebbe stata una buona occasione per testarlo. Comunque questo è il periodo migliore perché fa caldo. No, è uno spettacolo. Quindi si può andare. Guarda, io però la gente non so perché non ci viene al parco in questo periodo. Io c'ho la felpa perché la mattina quando esco, siccome vado in scooter, mi fa un po' freschetto, però adesso la felpa è proprio di troppo. Fa caldo, si sta bene, diciamo che al sole fa caldo, all'ombra si sta bene. Dove mi lasciate? Andiamo a giocare, ecco qua lì, una delle sempre più veloce, infatti ora la spingono più veloce. Stai andando piano, guarda quanto vai veloce. Ciao ragazze, vado velocissimo. Filippo? Filippo! Ecco qua con la mamma! Ciccio! Ciao! Sono occupato dei miei sedi! Le sta a guardare, hai visto? Lo sa che deve andare là lui! Wow, che ballerina! Brava, così! E poi avanti! Brava! Non proprio così, però... Ma dove corri? Aspetta. Ragazzi, è arrivato, siamo tornati a casa, è arrivato un magnifico ordine di Prozis, io non vedevo l'ora arrivasse, perché... Che guardate, io ho già sbirciato. Abbiamo già sbirciato, perché... Prozis, avete visto qualche volta, li abbiamo presi, ha anche tante opzioni per avere dei pranzi o delle cene già pronte da solamente riscaldare il microonde e ovviamente con dei gusti e dei sapori buonissimi e sempre light. Questa scatola è la scatola del surgelato di Claudio. Vi dico la verità, per lavoro, esatto, per i pranzi. Per lavoro ho deciso di provare, avevo già provato, mi sono piaciuti, comunque di prendere questi pranzi già pronti, perché nell'ufficio finalmente c'ho il microonde, riscaldo il piatto ed è fantastico. Perché purtroppo non sempre riusciamo a preparare, esatto. Comunque è impegnativo, in questo modo sarà molto più semplice mangiare bene. Con gusto e senza, diciamo, troppi sforzi. Andiamo a aprire lo scatolo che è come sempre ancora ghiacciato. Vi faccio vedere tutti i pranzi o cene che ho preso. Queste qua, ragazzi, è la chicken carbonara. Sono spaghetti alla carbonara, diciamo sempre light. Infatti una porzione da 280 grammi c'ha solamente 388 calorie. Capite bene che per un piatto di pasta con la carbonara e il pollo è veramente poco.
Poi ho scelto queste penne al pollo con il pesco, raga, high protein, quindi sono super proteiche. Anche queste hanno pochissime calorie, vediamo un attimo, 385, cioè ragazzi, poi ho preso questo riso, scusate, con il pollo. No, era giusto al contrario. Ok, questo riso con il pollo che avevo già preso, molto molto buono. Con il limone, un risotto. Poi mi sono sbizzarrito, ho preso tante cose nuove che non avevo mai preso, tipo questo è il chili con della pasta. Mac and cheese. Esatto. Poi vabbè, ho preso semplicemente pasta al pesto. Poi questo qua lo voglio proprio provare, è un hamburger messicano con il formaggio. Esatto, e i fagioli, se non mi sbaglio. Sì. È uno spettacolo, e questo risotto che avevo già provato, questo africano. Questo è buonissimo. Raga, buonissimo. Poi questo Peri Peri Chicken si chiama. Questo, raga, lo voglio subito provare con la honey mustard, è la salsa che io amo, ed è il riso con il pollo praticamente. Sì. E questi sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono due settimane di pranzi a lavoro già pronti da mettere nel microonde e via. Quindi Prozis, questa cosa è fantastica, li proverò tutti e vi farò sapere come mi sono trovato. Li rimetto al volo qua perché sono ancora ghiacciati, come potete vedere, e poi li metto in questa pezza. Scatola invece non è surgelata, è un po' più diciamo golosina. Perché Prozis propone anche tantissime cose golose, al cioccolato, sempre un po' più light, ovviamente non bisogna strafare, però ti fanno togliere la voglia del dolce con meno sensi di colpa. Gocce al cioccolato. Questi sono zero zuccheri. Esatto. Quelle zero, dalla linea zero di Prozis, ragazzi, hanno pochissime calorie, cioè tutto il pacco ne ha 400. Ma quanto tempo ci mettete a mangiare tutto il pacco? Tantissimo. Poi le mettiamo nello yogurt, oppure voglio provare a fare i cookie. Comunque il cioccolato fondente Aurora lo adora nello yogurt anche. Eppure noi. Io. Andiamo avanti. Ne ho presi questi 3. Qua, ragazzi, li avevamo già presi, li avete già visti. Sono i waffle già pronti in monoporzione per quando non riusciamo la mattina che ci alziamo tardi, a fare la colazione e tutto. Questi sono waffle già pronti con la glassa al cioccolato, li potete o condire o no, e sono buonissimi. Oppure la mettere nella borsa per far fare uno spuntino in giro ad Auri, o anche noi, sono praticamente già incartati singolarmente con la cioccolata sopra. Poi Eli ha preso il... Questa è una novità. Questo qua è olio spray, però si è al sale. Si è stappato il tappo. È olio spray per le padelle, per renderle antiaderente senza mettere tutto l'olio che poi frigge e tutto. Ed è al sale. Top, è da provare. Noi ormai viviamo, alle mie spalle li vedete, con gli spray, perché sia gli staccanti, eccoli, per le pentole, e sia proprio l'olio, perché invece di mettere l'olio proprio che è più abbondante, questo fai una spruzzatina. E poi sono zero calorie, questi oli. Esatto, a zero calorie. Cioè, al contrario dell'olio normale. Al sale, lo vorrei provare con la carne. Ecco, sale. La carne, sì sì, c'era l'immagine. Bello. Poi c'è una marmellata alle fragole. Sì, per intercambiare col topping al cioccolato, sennò dopo mangio troppo cioccolato. Poi, e questa marmellata è sempre senza zuccheri, mi sembra 95% di fragole. Esatto, 100 grammi, ragazzi, ha solo 140 calorie. Ma 100 grammi non ne mangi mai, tutto è 240. Vabbè. Cioè. Poi abbiamo questo pane al cioccolato, ragazzi, buonissimo. Io... Guardate le immagini che loro riproducono con la banana e il burro d'arachidi, è perfetto. È la mia vita. E quando vado in palestra la mattina, questo è un buon pre-allenamento perché ti dà un sacco di energia, buonissimo. Poi abbiamo un altro ricotta al cioccolato. Si vede che ci piace. Poi abbiamo preso... Quelli li ho presi per Aurora. Due ciambelline, sempre snack da portare. Tipo i donuts sono. Tipo i donuts al cioccolato, sempre molto meno calorici. Anche qua c'è 0 grammi di zucchero. Poi abbiamo un'altra mia ossessione, che è questo kit per la palestra, lo chiamo io, perché c'ha una crema che è pre-allenamento, che è quella tipo all'arnica, che la mettete e vi riscalda il muscolo. Poi abbiamo un gel doccia, che anche per i capelli, anche, shampoo, sì, anche shampoo è buonissimo, un doccia shampoo. E poi, raga, la chicca di cui mi sono innamorato, questa crema viso e corpo che sa tipo un po' di citronella,
ma è buonissima e vi lascia la sensazione di fresco e di pulito sulla pelle. Io vi consiglio questo kit per chi va in palestra, per chi fa allenamento, perché vi innamorerete. L'ho ricomprato di nuovo per la seconda guardate volta. Spoiler, il 3, che è proprio quello che lui adora, gliene ho comprato un altro che deve sì, arrivare, sì, perché lo uso veramente tanto, ogni esatto. doccia lo uso, sì, uno poi ce l'ha in palestra, uno lo porta in ufficio al lavoro. Mm-hmm. E niente, questa è la nostra, il nostro ordine di Prozis, lo amo sempre di più, ragazzi, mi raccomando, utilizzate il codice di Ele che è Manni10, che vi dà diritto al 10% sconto. Oltre a tutti gli sconti che Prozis già vi offre, è cumulabile, Prozis ha sempre sconti, andate sul sito. E anche degli omaggi vi dà diritto. Sbizzarritevi, il sito propone sempre cose nuove come quelle che proviamo noi e ha una vasta gamma di cose, da allenamento, cose per la dieta, vestiti, di tutto. Niente, adesso cuciniamoci. Ragazze, per cena gnocchi al pomodoro.